Ma che cazzo animale è? È un coniglio gigante, ma secondo me è un sorcio atomico. Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video con Aska. Per chi non lo conoscesse, è un gioco di sopravvivenza. Noi dobbiamo craftare gli oggetti e l'ambientazione è particolare perché ci troviamo, diciamo, in un'ambientazione norrena, vichinga. Ci sono i vari dei, no? E abbiamo le nostre caratteristiche. Quindi abbiamo la sete, la fame, il freddo, eccetera. Allora, se non avete mai visto questo gioco, sappiate che c'è anche un primo episodio di questa piccola serie che farò e lo trovate sul mio canale. Mi raccomando, iscrizione, ragazzi, qualche like e un commentino. Allora, abbiamo costruito il nostro primo rifugio dove noi possiamo dormire e dobbiamo continuare a seguire quello che è il piccolo tutorial che c'è iniziale. Darò retta sicuramente a un utente del canale che ha scritto un suggerimento, cioè di costruire il villaggio vicino a una fonte di ferro. Allora, perché villaggio? Perché noi praticamente in questo gioco possiamo far venire altra gente che ci aiuta e possiamo creare un piccolo villaggio. Come vedete infatti in alto a destra c'è scritto tempo rimanente all'arrivo del prossimo abitante 7 minuti e 23. Allora, apri deposito, questo è il deposito degli oggetti dedicati all'occhio di Odino, dove appunto noi possiamo attrarre le persone. Allora, questo è il tutorial, vediamo che cosa ci dice. Offri 5 sangue per evocare il tuo primo abitante, ma noi l'abbiamo fatto. Ora dobbiamo solo attendere l'arrivo del nostro amico. Nostro amico che noi abbiamo già scelto, non mi ricordo chi ho preso. Però io direi intanto di andare un po' a fare le cose basilari, quindi mangerei delle bacche perché come vedete l'indicatore è sceso. Allora, per quanto concerne il cibo, mi sembra che ho anche delle cozze, tipo. Ce l'avevo, semi di lino, piume, pietra, resina, non ce l'ho più. Avevo delle cozze che penso avrei potuto magari mangiare o crude o cuocermi. Allora, la cosa importante che devo fare, ragazzi, secondo me è un piccolo deposito. Allora, qua abbiamo altre cose nuove, luci esterne, indicatore. Ah, questi sono carini per risorse di costruzione. Magia, ancora non abbiamo sbloccato nulla. Ecco, recinto del taglialegna, recinto del tagliapietre e del raccoglitore. Ora non so ancora a cosa servono queste cose. Esca con pesce, questo è per pescare. Ok, abbiamo anche la possibilità di creare una canna. Ci serve la corda e il bastoncino, quindi molto semplice. Allora, vediamo che ci dice il nostro suggerimento. Ancora sempre quello, abbiamo capito. Dobbiamo attendere, caro mio. Va bene? Allora, vediamo. Dicevo, quello che mi servirebbe sarebbe una specie di, come possiamo dire, di contenitore per metterci tutta la roba, perché effettivamente andando in giro sempre con queste cortecce non mi aiuterà. Comunque, aggiungiamo combustibile. Ah, noi possiamo scegliere se aggiungere la resina o mettere praticamente più roba possibile dentro. Più 7, chissà che cos'è, sarà tipo la potenza oppure la roba che c'è dentro. Questo è il menu miglioria. Sto cercando ancora di comprendere il gioco, perché non è che sia facilissimo, perché è molto completo. Allora, tieni premuto per accendere. Intanto accendiamo il falò. 120-120 sarà la capacità del combustibile. E allora, il menu falò, io per esempio, se io volessi cucinare, io lo posso migliorare, lo posso coprire, quindi lo proteggo dagli elementi. Ecco qua, posso appunto mettere una postazione per le griglie, quindi posso cominciare a cucinare. Ecco qua, serve il bastoncino e le corde. Allora io direi di cominciare a fare sta cosa, nel frattempo che aspetto. Ok, quindi in questo modo noi raccogliamo le nostre risorse. Ci stiamo scaldando con il fuoco nel frattempo. Per fortuna la temperatura non è troppo bassa e stiamo bene, anche se siamo mezzi nudi.
Ok, fornisce bastoni lunghi. A noi ci servono i bastoncini. Vai. Ok. Allora, corteccia, son pieno. Ecco, i bastoncini. C'è questa modalità molto figa che ci permette di raccogliere più roba tutta intorno senza starci a ammattirci, a cercarla, eccetera. Con Z cerchiamo le risorse che ci sono qua intorno. Ecco, io vorrei, infatti volevo bere, ecco qua, che stavo veramente in condizioni orrende. Mi serve ancora qualche bastoncino, prendiamolo qua. Allora, vedete, la fame sta scendendo, che non è che uno si può nutrire sempre di bacche. Quindi adesso voglio un attimino fare questa cosa qua. Poi vorrei costruirmi una canna da pesca. Sicuramente il tutorial piano piano ci dice come fare tutto quanto, però io intanto mi porto un po' avanti. Certo, per chi è digiuno di questo tipo di giochi, sappiate che dovete fare le cose con calma, seguite il tutorial e non ci sarà problema. C'è un altro bastone lungo che ho portato qua preventivamente. Ora prendo un po' di bastoncini. Ecco qua. Ho fatto questo, andiamo qua praticamente nel menu palò e mettiamo questa miglioria dopo che abbiamo preso le corde. Allora, le corde le prendiamo con B. Mi sa che ci serve le fibre. Mi sa che sono poche. Vabbè, intanto ne facciamo due. Ecco qua. Infatti è quello che vi stavo dicendo. Più roba facciamo e più ci sale il livello nelle varie abilità, come in questo caso l'artigianato. Allora, le fibre le prendo qua, per esempio. Sì, grazie. No, questo prende i bastoncini. Bastoncini. Non ci servono le fibre. Inventario pieno. Sono pieno di bastoncini, ragazzi. Allora, facciamo una cosa intanto. Vi faccio vedere. Perché ho avuto questa difficoltà all'inizio, no? Ma è molto semplice. Se io ho l'inventario pieno, magari di bastoncini che sto prendendo per fare questo tipo di costruzione, come faccio? Allora, noi clicchiamo costruisci. Lui ci mette subito la, diciamo, la struttura che a noi ci serve. E poi noi la possiamo rifornire con quello che abbiamo. Quindi in questo caso lui ci ha messo i bastoncini. Noi facciamo fissa istruzioni e ci mancano solo le corde. Ok, che per ora non ne abbiamo solo due. Ce ne mancano, cioè ci servono quattro e ce ne mancano due. Quindi che abbiamo fatto? In questo caso abbiamo liberato il nostro inventario dei bastoncini che, diciamo, lui ci richiedeva. E abbiamo fatto, cioè non abbiamo perso tempo, capito? Cioè magari dovevamo buttare per terra i bastoncini, prendere tutto il necessario. Poi invece c'è questa modalità di costruzione che è veramente figa. Allora, quindi ci servono altre fibre. Non mi ricordo. Abete nano fornisce bastoncini, ma noi ce ne abbiamo a sufficienza. Ci servono in continuazione, Vediamo qua. Guardate, questi sono tutti i ceppi che io ho tagliato. Quindi rimangono qua perché voi potete sempre raccogliere altra roba. Abete, bacche, fonte alimentare. Oh, è arrivato, ragazzi, il nostro primo amico. Si chiama Zelda. Questo Zelda ha delle doti, eccole qua. È un senza tetto. Perché noi cosa possiamo fare? Nascondi questo abitante, mostra questo abitante sulla mappa. Perché, senza tetto, perché ovviamente non ha ancora una dimora, ma noi mo gliela daremo. Allora, se riesco a trovare le fibre, finisco quel tipo di lavoro. Questa ci dà le piume. Ok. Uova. L'uovo ce lo possiamo mangiare. Però volevo fare questa cosa, perché almeno... Che succede? Che praticamente finisco quella cosa là e ci siamo. E poi se dovessi andare a caccia posso cominciare a mangiare qualcosa, perché sto morendo di fame. Allora, in alto a destra, ecco la Valsia. Apri menu abitante. Oh, di base sono dei costruttori.
assegnere un cantiere e loro daranno vita a quel progetto. Un cantiere si intende una costruzione come quella che sto facendo ora. Perfetto, prova a costruire il recinto del taglialegna e assegnarvi un abitante, lo convertirà in un taglialegna. Benissimo. Allora, per esempio, io adesso posso commerciare con loro, figo. Bilanciamento, tabella di marcia, ore di lavoro, ore di svago, vabbè. Piano piano avrete anche modo di posarvi, ragazzi. Non ho una casa. Mo ti farò una cosa, una casa. Di corda neanche l'ombra. Allora, queste sono le sue caratteristiche. Buona traduzione, vabbè, doti. È un arciere in pensione, è un anziano. Pesca all'alba. Quindi devo dargli assolutamente la possibilità di pescare. E poi è un principiante a combattere. Oh, adesso quello che voglio fare io è assegnarlo qua, per esempio. Vediamo un attimo come devo fare. Allora, togli istruzioni di preparazione. No, io voglio assegnarlo a questo cantiere. Se questo è un cantiere, non sono sicuro. Vediamo un attimo. Perché i cantieri sono questi. Recinto del taglialegna. Allora, vediamo un attimo. Menu abitante. Vediamo se posso dargli la mansione di costruttore. Cioè, di base dovrebbe avercela, no? Preset, ma no, questa cosa ancora non lo so cos'è, la devo studiare con calma. Sono le ore comunque di lavoro, di svago, è figo. Cioè, a seconda dell'orario noi decidiamo cosa deve fare. Allora, volevo assegnargli una mansione, cioè, di fare questa cosa qua. Ma come la facciamo? Eh sì, ti saluto, ciao. Commercio. Allora, sentite me. La prima cosa che devo fare innanzitutto è farlo dormire. Allora, gestisci casa, ecco qua. Assegna. Ok, in questo momento lui ha un letto. Poi facciamo come ci suggerisce il nostro amico. Costruiamo subito una postazione. Vediamo. Di qua. Ecco qua, un recinto del taglialegna, ok. Una struttura che permette agli abitanti di reperire legname e ci può assegnare il lavoratore. Ok, quindi costruiamo subito questa parte qua. Ora io fonte di diciamo di ferro qua intorno non l'ho trovata, però quanto prima provvederò magari a cambiare la zona del mio villaggio. Allora, facciamolo qua, perfetto. Allora, fissa istruzioni, benissimo. Ok, l'amico comincia già a costruire. Ci aiuta in questa cosa, in quest'opera. Allora, intanto che lui continua, io cerco le risorse necessarie. Bravo zio, tu lavora e poi verrai ben pagato, eh. Allora, qui tutti i bastoncini, a noi ci servono le corde. Allora, si sta facendo notte, raga. La notte è pericoloso, eh? Mannaggia, è possibile che non riesco a trovare il modo? Guardate come lavora, ragazzi. Sei un grande. Dai giù, zio. Bravo. Bravissimo. Vai, vai. Oh, meno male. Che bello. Lavorare così è fantastico. Allora, vediamo qua se c'è qualcosa. Oh, sto a morire di fame, raga. Anzi, mi sono accorto. È un posto mangia bacche all'infinito. Sono in difficoltà. Allora, qui abbiamo delle piume e non le posso mangiare. Allora, si può riprendere. La fonte di energia è il modo migliore per prepararsi alle avventure. A questo punto provo a mangiarmelo. Vediamo un po' che succede. Uova fresche. Un pochino mi sta saziando. Allora, buttiamo un po' di queste cortecce perché sto pieno. Ok, spostiamo. Giustamente gli oggetti si consumano. Allora, devo cercare di. Ah, questi sono i semi per piantarli. Questi sono molto comodi, queste cose. Allora, devo cercare di mangiare, di trovare del cibo al più presto. Allora, quello che posso fare, mi sembra, di aver visto. A parte i vari cantieri,
posso prendere praticamente, posso fare la canna da pesca, vediamo questa qua, che però ci serve le corde, maledette corde. Allora, è fatta di fibre. Ragazzi, vi spiego anche un utile trucchetto molto facile da fare. Se avete qualche dubbio, qualche problema, andate nel menu di tab. Allora, a parte qua vi dice già tutte le cose fighe dell'insediamento, tipo le strutture che abbiamo e la situazione generale, cioè i nostri abitanti, l'orario di lavoro, quindi possiamo modificarlo, eccetera. E poi ci dice le difese del nostro villaggio, le riserve d'acqua e le produzioni alimentari. Oltre a questo abbiamo le informazioni e le basi. In questo caso noi, se andiamo su raccogliere risorse, c'è tutta una guida facile dove vi spiega cosa e come prendere le varie risorse. Allora, in questo caso, per esempio, le fibre ci vengono da corteccia e giunchi. Ok, allora io adesso, per esempio, se io metto il menu, vi faccio vedere, ho la corteccia, vedete? Ecco, può essere raccolta per ottenere fibre. Che vuol dire? Noi teniamo premuto left shift e il sinistro e lui ce le converte in fibre. Ecco qua. Quindi la corteccia può essere utilizzata quindi in vari modi, in questo caso qua. Ok, fatta le fibre, andiamo a riempire qui che ci mancano. Allora, cavolo, si fa così, fornisci. Provviste mancanti, e certo ci manca, abbiamo detto, le corde, ma noi le facciamo qua. Ecco qua. Possiamo fare anche questo menu qui, che è 5 per di corde e 5 per di pietra, per far prima. Ok, fatto questo, rifornisci e costruiamo quello che ci serve. Ok, quindi quando avremo sicuramente tra poco dei pesci o quando riusciremo ad avere anche della carne, la potremo mettere qua. Allora, vabbè, qui non abbiamo combustibile. Oh, a questo punto, ragazzi, a questo punto ci servono altre fibre, perché voglio provare a costruire la diciamo il cantiere del legno. Allora, stanchezza, pare che non ce l'abbiamo. Ho trovato tipo pure una cipolla che posso mangiarmi. Si può reperire in prima estate e autunno. Vabbè. Sicuramente poi potremo fare anche dei piatti un pochetto più particolari. Ah, da qua noi possiamo poi, ragazzi, anche mettere altre persone qua, eh. Dobbiamo trovare altri occhi, altri, diciamo, come si chiamano? Queste, le lacrime che mettiamo qua dentro. Allora, inizia avete sete. Ok, andiamo a bere. Per fortuna c'è qui un po' d'acqua. Appena posso, poi devo fare anche questo qua dell'acqua, importantissimo, il raccoglitore. E quasi quasi io intanto se faccio me lo costruisco, lo metto qui vicino, così lo zio appena si sveglia comincerà a costruirlo dopo aver fatto quell'altra cosa. Io lo metto qua vicino. Ecco qua. Benissimo. Tu dormi tranquillo, ci penso io. Io continuo a prepararti il da mangiare. Allora, mi sono mangiato una cipolla per sbaglio e mi sono pure mezzo avvelenato. Perché? Vabbè. Allora, vai, cominciamo a prendere l'altra legna. Qui la legna non, cioè, raga, no, non basta mai. Quindi piano piano questo boschetto che voi vedete qua intorno farà una finaccia. Ok. A questo punto mi servono altre cortecce da fare a pezzi per prendere le fibre. Ok, eccole qua, corteccia, benissimo. Bastoncini, sono sempre comodi. E abbiamo i bastoni grandi, ma io li lascio all'amico Frizzi, perché almeno lui può continuare a lavorare, capito? Allora, abbiamo, facciamo le nostre corde, vediamo se riusciamo a farle 5. No, ancora no. Ne possiamo fare 2, 4, 6. Ancora è presto. Qui abbiamo altra roba, della paglia. Non è male. Allora, vediamo un po'. La paglia, per esempio,
Reperibile ai giunchi, può essere raccolta per ottenere fibre. Ok, ecco qua, perfetto. Quindi andiamo a costruire le nostre 5 per di corda. Benissimo. E completiamo il nostro insediamento qua giù. Ok, quindi riforniamo e costruiamo. Così l'amico Frizzi, quando si sveglia, dice: oh, ma che cazzo era successo? Era da finire. E invece l'ho fatto io. Vedi? A posto. Ok, apriamo il deposito. Il deposito di bastoncini. Quindi noi ci possiamo mettere tutta la roba qua dentro. Cosa importante da fare ora è assegnare il nostro tizio al deposito di bastoncini. Quindi il deposito di legno, qua ci compariranno, eccetera. Quindi vediamo un attimo. Questo è il diario, Poli Dei, officina di costruzione. Vediamo come funzionava il discorso. Devo assegnarlo. Allora, costruisci. Allora, aspetta un attimo, gestisci i lavoratori, ecco qua, e lo assegniamo. Benissimo. Quindi il tizio adesso è assegnato al recinto del taglialegna. Ok. Allora, io a sto punto mi farei un pisolino. Perché sono debole, vedete, c'è l'icona con la cucina, eccetera, che mi sto cagando sotto dalla stanchezza. Però non c'è più il letto. Cioè, ci sta a dormire questo. Palle. Vabbè, allora continuiamo ancora a fare qualcosetta, via. Tanto inutile sta qua a dormire e perdere tempo. Prendiamo altri bastoncini. Oh, quindi che succederà? Che l'amico, quando prenderà la roba, poi la mette qua, capito? Cioè la porta qua dentro. Queste cose poi possiamo migliorarle, eccetera. Possiamo mettere anche la casa del taglialegna. E poi immagazzinare più risorse e poi assegnare tre lavoratori. Quindi vedete, piano piano si sta creando questo villaggio. La cosa più figa è che non siamo qua, raga. Cioè, siamo qui e quanto sarà grande la mappa? Non lo so. Vabbè, tutti questi indicatori ci piacciono perché possiamo visionare praticamente benissimo tutta la nostra mappa, la nostra zona, eccetera. Allora, adesso il tizio si sveglierà. Io direi di continuare a raccogliere un po' di roba nel frattempo. Vediamo un attimo. Volevo fare la canna da pesca, perché se no muoio di fame. Otre, questo ci metto l'acqua, penso. Allora, senza penso. Vediamo. Questa pure non sarebbe male, il recinto del raccoglitore, dove lui, quello adibito a fare questo lavoro, praticamente ci mette tutta la roba alimentare. Quindi direi cominciare a fare pure questo. Però c'è un problema, che non abbiamo ovviamente il costruttore che poi andrà a fare questo lavoro, no? Quindi dovremo eventualmente cambiare il rapporto di lavoro che abbiamo con la nostra azienda. Allora lo metterei qui, benissimo. Fissiamo le istruzioni, ok, e cominciamo a vedere quello che ci serve. Allora, innanzitutto, come vedete, ci serve la zappa. Sa che era questa, sì. Ok, perché dobbiamo spianare ovviamente la zona in cui si va a sviluppare questo cantiere. Lo chiamo cantiere, proprio come lo chiama il gioco. Bene, ok, benissimo. Fatto questo, possiamo cominciare già a mettere la roba qua dentro. Ci servono i bastoni lungo, il bastoncino e la corda. Allora, io cosa faccio adesso? Prenderei il nostro tizio che sta dormendo e vediamo se c'è. Allora, sarebbe il caso di costruire una struttura recinto dei mestieri. Ah, capito. Per iniziare a produrre attrezzature per i lavoratori dell'edificio recinto del taglialegna. Ma quante cose devo fare? Cioè, ci vuole. Qui sono i vari progetti. Il recinto del tagliapietre. Abbiamo le cancellate. Quindi possiamo cominciare a vedere a fare piano piano
un vero e proprio villaggio, un accampamento più che villaggio, perché... Ok. Quindi andiamo un po' per gradi. Vediamo che dobbiamo fare qua. Innanzitutto appiattiamo qua. Questa zona qui pure. Piana, vai. Ah, qui dobbiamo proprio scavare, ecco, a posto. Allora, anche qua fissiamo le nostre informazioni. Bastoncino, bastone lungo. Allora, quando si sveglia quello? Cioè, sto a fare solo io il lavoro qui a casa. Andiamo un po'... Vabbè, cominciamo a raccogliere un po' di roba, ragazzi. Vai con bastoncini. Oh, che succede? Ah, si è svegliato. Si è svegliato. E che mangi? C'è niente. Ho bevuto abbastanza. Bravo, io no. Io pure devo bere. Devo mangiare. Cioè, qui c'è un muore di fame. La gente, tu dormi. Allora, vediamo di raccogliere un po' di roba, raga, va. Ok, questa modalità di raccolta con T, che ci prende tutta la roba intorno in modo molto facile e veloce, è veramente figo. Oh, qui abbiamo un altro frammento, però vedete, ci serve veramente un'attrezzatura adeguata. Allora, prendiamo i bastoncini. Benissimo. Io direi di buttare giù un altro alberetto qui. La nostra mazza qua è quasi terminata. Questo è troppo grosso. Questo è troppo grosso. Che palle. Ok, questo. Vai. Allora, ora io sto prendendo queste risorse, eh. Zelda ha subito un forte spavento. Oh, è sotto attacco. Arrivo. Oh. Aspetta, mo ti aiuto io. Dove sei io? Vabbè, calmo. Si è cagato addosso, perché c'era un fuoco fatuo, che sarebbero dei nemici che stanno qua intorno. Vabbè, basta, mo è andato via, dai. Vai a fare il tuo lavoro, va, forza. Ok. Allora, bastoncino, cominciamo a mettere pure qua. Qui c'è da lavorare un boato, raga. Infinito proprio. Vai, forza, forza. Vediamo se riesco a vedere che fa lui. Bravo, va, lavora, lavora. Vai, zio. Cioè, ti mantengo io, mica stiamo... Ok. Ci servono ancora bastoncini. Devo cercare almeno di prendere questi, diciamo, pezzi basilari per vivere. Che succede? Sono stanco, eh. Comincio ad essere un po' stanchino, mi dovrei riposare un pochetto, ma... Come sapete, ragazzi, il padrone non si riposa mai. Allora, un bastone lungo me lo prendo, intanto lo porto qua. Così lo metto qui e ce ne mancano ancora, eh. Anzi, che il nostro amico qua sta raccogliendo tutto. Vediamo quanta roba riesce a prendere. Apri deposito. Non c'è niente qua. Ma forse perché lui ora sta raccogliendo. E quando è bello pieno, poi scaricherà lì dentro. Vabbè, non lo so. Penso di sì. Vediamo un po'. Bravo, bravo così. Ok. Apri deposito. Che c'è? Dimmi. Basta? Ok, e come faccio a prendere roba qua io? Niente da prendere. Perché no? C'è roba qua. Recinto del taglialegna. Visualizza in ca... E lui sta caricando roba. Quindi ora io li potrò prendere. Ah, sì, vedi? Ecco qua. Ok, bravo. Rifornisce. Quindi dobbiamo fare questo. Poi che cosa avevo creato? Dimmi, che vuoi? Non mi chiama sempre, vai a lavorare. Oh, questo qui pure devo fare. Ok, bastoncini. Che ci manca? Ancora bastoncini. Dai, forza. Lavora, lavora. Forza, qui se no non si magna. Ok, vai. Un altro bastone lungo. Serve pure qui. Vai. Ok, ci siamo quasi. È quasi finito. Ce n'era un altro qua. Dai, dai. Ma almeno, cioè, qui, raga, primo gioco in cui si lavora in due o anche più persone. Io adesso non c'ho la disponibilità per far mangiare altra gente, però. Vabbè,
Ma qui di casa si muore di fame. Cerchiamo qualche uovo. Intanto lui fa lo sporco lavoro. Allora, ecco qua, qui ci so. Purtroppo a casa se non mangio qualcosa, un po' per terra. No, c'erano solo le piume qua dentro. Mi servono uova, ragazzi. Questo posso prenderlo? Sì. Ok. Piccolo frammento di sangue. Madonna quanto ci vuole però. Il problema è che me ne servono, mi sembra, 5 di questi frammenti. E con l'attrezzi che ho adesso fatico un bel po'. Ok, boom, qua c'ero, che facevo? Ok, mi serve il frammento, grazie. Allora, un altro nido caduto. Dai che ci sta un uomo dentro. Piume, piume. E che ci fa con le piume? Ma allora, fermi tutti ragazzi, qui si muore di fame. Allora. Oh, ma che cazzarola! Questo è enorme poi, scappa Cristo! Madonna cara! Aiutami zio, mi vogliono ammazzare! Figli fo qui, c'è pure la spada, come mi trinciavo! Ma porca trota. Dammi una mano. Dove è nato quello? Quello è scappato. Ah, no, no, no. Ok. Porca miseria, oh. Qui tocca stare attenti. Oh, che è? Che cazzo è quello? Ma che animali sono quelli? Conigli giganti, raga. Buoni. Aspetta, eh. Allora, attrezzi. Non c'è un arco? Torcia. Madonna, niente, devo fare soltanto queste cose qua. Allora, bastoncino e corda. Allora, mi devo sbrigare perché sennò faccio la fine del sorcio. Ok. Madonna, ma che cosa so? Coniglioni. Sono pericolosissimi. Allora, prendi i bastoncini, grazie. Vai, vai. Guardate che figata, cioè, bravo, lavora. Da qui prendo tutto. Allora, aspettate un attimo. Devo andare a fare la canna da pesca. Non posso perdere tempo qui. Allora, devo fare corde. Ok. Ce l'abbiamo, facciamo ancora corde, 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 corde. Bene. E poi che ci serve? Abbiamo detto. Canna da pesca. Niente, ce l'abbiamo. Ok. Allora, esca con pesce, esca con carne, esca con bacche. Non c'è più manco le bacche. E che ci metto? La bava del cammello. Allora, che manca ancora qua? Oh, bastone lungo, corde e un altro bastone lungo. Questo mi tocca farlo perché qui si muore, raga. Madonna, ma che gentaccia c'è lì dentro? Un scheletro, raga. Incazzatissimo. Allora, betulla. Raga, le bacche dove stanno? Madonna. Era pieno di bacche qua intorno. Cioè, pieno di bacche, c'erano le uova, non c'è più niente. C'ho i semi, ma non le posso mica mangiare. Semi di lino. I semi di cipolla. Allora. Dai, c'erano le bacche qua intorno. Non ci sono più. Eccole, eccole. Se no moro. Ok. Mangiamoci qualche bacchetta ancora. E poi. Ma come faccio a pescare con le bacche? Ma prenderò qualcosa? Boh. Io ci provo, tanto non è che. Ok. Ok, esca di bacche. Ne faccio un'altra. Oh, vediamo un attimo. Canna da pesca con le bacche. Boh. Io penso che è un becco niente. Lo sai che devo trovare? Eccole! Ci sono le cozze, raga. Meno male. Ok. Allora, chissà se queste le posso cucinare. Ok. Benissimo. Allora, intanto una me la magno. Cozze, cozze, eccola qua. Usa. Dai, cozze fresche. Dai, dai. Ma guarda quanto mi hanno dato, raga. Assurdo. Benissimo. Ok. Proviamo a pescare. E che pio? Prenderò un pesce? Quando prenderò un pesce? Eccolo preso! No! Aspetta perché poi non.
Aspetta, qualcosa hai abboccato, raga. Attenzione. No, non ci siamo. Allora, la pesca è difficilissima. Aspettiamo che va giù bene, magari questo tira. Mi serve anche solo un pescetto. Fa lo stronzo, hai visto? Dai. O devo tirare proprio il momento in cui va giù? E no. Che fa? Spizzichetta. Eccolo! Madonna, l'ho preso! Ho preso un branzino, raga, che spettacolo! Vai, vai, vai! Oddio, non si morde fame. Vai, vai. Mamma mia. Che ansia. Grande. A pesca con le bacche, raga. No, ho sbagliato. Mamma mia, un po' di fame, non ti preoccupare, zio. Adesso mettiamo a cuocere il pesce, vedrai tu. Se no me lo mangio crudo, sti cazzi. Attenzione. Dai. Da due colpetti, la merdina, eh. Eccolo. No. Terzo colpo. Al quarto, dai. No. È un po'. Eccolo. No, mi si è mangiato tutto. Vabbè. Comunque, abbiamo capito la procedura. Io direi di andare là, intanto, e cominciamo a cuocere questo bel pesce. Almeno pure il nostro amico mangerà qualcosa, perché qua se no morde fame pure lui. Allora, vediamo. Scaffare per alimenti. Però ce l'ho a deposito, scusa, eh. Ah, cotti. No, innanzitutto devo accendere il fuoco. Ok. Ho fatto ciò, devo aggiungere il mio pesce. Non posso cucinarlo? Allora, oggetti piccoli, cazzarola, questo è medio. E come faccio? Vediamo se non posso farlo a pezzi il pesce, tipo. Non posso mangiarlo così. Ah, allora devo migliorare questo qua. Devo migliorare questo. Ora spegniamo il fuoco. Allora, vediamo un attimo. Gestisci il lavoro. Oh, cazzarola. E che so io, Smorgs? Vabbè, calma. Coltello di pietra, torcia, coltello di pietra, corda e lama di pietra. Ok, calma, calma, facciamo. Merda. Lama di pietra, ok. Facciamo benissimo, ci serve urgente, urgente. Urgente un coso, una corteccia. Madonna, perché sta arrivando la gente cattiva adesso? Oddio, eccoli. Oddio. Corteccia. Presto. Oddio. Sono affamati. E che vengono a mangiare? C'è un pesce solo io. Aspetta, corda, vai. Dai, se riesco a fare almeno il coltello. Eccolo, vai. Ok. Con il 9. In qualche modo mi difendo. Allora, io direi di accendere il fuoco. Ok. Quindi per un po' magari mi farò il sedere, raga. Che vi devo fare? Ok. Allora, mo' arrivano queste bestie. Io ho la possibilità pure di fare delle torce in giro. Ecco. Torcia fragile. Madonna, una roba che serve fare la torcia. Allora, mettiamola tipo qua. Ok. Allora, il nostro amico. No, cavolo, meno abitante. Exit. Allora, ha subito un attacco. Comincia ad avere fame. Ho capito, io ho un pesce. Che te fa? Allora, non mi ricordo il menu. Ah, questo è il nostro deposito. Vabbè, mo. Eccoli. Arrivano. Madonna mia. È ora di svagarsi. Dov'è a dormire? Adesso c'è un attacco in corso.
Madonna. Allora, intanto mettiamo un po' di roba qua, va. Così accendiamo pure sta torcia. Allora, voglio finire pure le ultime cose che ci mancano. Oddio. Ah, stanno lasciando il villaggio. Ma dove erano sti smolker? Hanno visto che non c'ho una lira, ragazzi, sono andati via. Hanno visto che morivo di fame. C'ho un pesce solo, dannavo in giro. C'ho un pesce poi crudo, neanche posso cucinarlo. Oh, e questo ci siamo. Allora, gestisci i lavoratori. Facci tu, sì, conferma. Oh, benissimo. E quindi il nostro tizio comincerà a raccogliere da magna qua. Almeno non morimo di fame. Ma la beviamo. Ok. Che ci serve? Un bastone lungo. Benissimo. Ah, quanto è figa sta cosa, ragazzi. C'è il magazzino. Che vuol dire luna di sangue? Oh? Che succede? Perché le cose orrende e brutte succedono? Ah, vedete che figata. Secondo me, quando è tipo così, tocca stare a casa a dormire. Perché penso che ci squarteranno male qualunque cosa vediamo in giro. Ok. Oh, abbiamo anche il raccoglitore di pioggia, benissimo. Ci siamo, eh. Vabbè, magari il fatto che ho acceso il fuoco l'ha tenuto lontano. Oh, benissimo, ragazzi. Collettore pronto. Allora, devo fare il miglioramento della cucina. Allora, devo fare menù falò. Ok, postazione per le griglie. Oh, che è? Che succede? Che cazzo so questi? Perché vengono attaccati? Ah, oh, a me, dì. Lasciatemi sta. Ma che siete? Cagoni! Non toccate nulla. Quello dorme, tranquillo. Raccogliere. Ma che cazzo era là? Lo squarta? Oh. No, raga, cannibali no. No, no, lasciamoli sta. Non posso buttarli via, si schifi però. Oh, arriva un altro. Ah, ah. Via. Cagone. Ah, è l'uno di sangue, vedi? Mori. Oh, è finita, ragazzi. Ok. Che merda. Tranquillo, Tu hai fatto un pisolino. Io sono 3 giorni che non dormo, cioè. Infatti adesso mi faccio un pisolino pure. Che palle. Oh. Benissimo. Cioè, io boh, guarda. Allora, non posso ancora fare difese, cioè, ho 4 gatti. Allora, il riposo. A cosa servirà? Mi sveglio? Mi sveglio riposato? No. Vabbè. Comunque, dicevo, dobbiamo fare menù falò. Ci serve questo. Limite di una estensione per questo edificio. Ah. Eh no, a me mi serviva di fare tipo questo. Oggetti piccoli. Cioè, perché non posso fare oggetti grandi? Mo che ci fa col pesce? Cambia contenitore. Un pesce che sa di pollo. E io mi sembro un magno crudo. Devo fa. Allora, aspetta, è possibile che non... Cioè, non posso tipo farlo a pezzi? Una cosa del genere? Allora, vediamo un attimo. Prendiamo il nostro pesce. Lascia, cambia. Devo pescare in estate. Io provo a mangiarlo. Ok. Ma sono mangiato sano. Ma che devo fare? Se l'hai mangiato così. A posto. Vabbè, contento lui. Ok, questo è tornato a dormire. Il nostro prossimo obiettivo quale sarà? Niente. Dobbiamo costruire altre cose qua. Questo, ecco, lui intanto comunque è assegnato a prendere questa roba qua. E piano piano io penso che dovrò fare delle difese, ragazzi. E contavo di trovare una miniera di ferro, ma non c'è. Purtroppo non l'ho reperita qua intorno e io ho fatto il villaggio qui vicino. Però col senno di poi che magari mi potrò spostare. Allora, io direi di chiudere un attimo questo video.
Abbiamo fatto parecchio. Vi ringrazio della visione, ragazzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco. Qualcuno di voi l'ha già giocato e da parecchio tempo, poi ho letto. Comunque, io penso che è uno di quelli veramente belli. Per ora mi dà tanta soddisfazione. Che mega coniglio! Vieni qua che ti dico una cosa. Vieni qua. Sì, vieni qua. Lo Smolorkl. Vieni qua. Ah. L'ho preso. Madonna. Ma che cazzo di animale è? Raga, un coniglio gigante. Ma secondo me è un sorcio atomico. Ok, forse era il marito o la moglie di quello lì. Mi dispiace, zio. Però la sopravvivenza è importante. Carne rossa, via tutto. Oh, che succede, ragazzi? Lo conoscevate? Mi dispiace, è andata così. Oh, a questo punto, ragazzi, io mi metto qui a cuocere. Volevo chiudere il video, invece. Oh, guardate che roba. Oh. Vai, vai. Oh, adesso le cose cambiano. Carne fresca. Dove il cibo incontra il fuoco. Questa è la cottura, ragazzi. Dai, quasi pronto, non vedo l'ora. Oh, e poi andranno qui? O forse qui ci devo mettere io. Oh, se hai sete, mentre dormi è deficiente, vai qua e bevi. Allora, il fuoco è un... Oh, ci siamo, raga. È quasi cotta. Madonna, io mi sa che la levo. Via. No, non so se... Ma perché il fuoco si è spento? Che palle. Ok. Dai, è quasi pronta la carne. Oh, ragazzi. Guardate. Wow, c'ho l'acquolina in bocca, oh. Carne di sorcio appena cotta, eh. Di sorcio. Eccola, vediamo se cambia anche esteticamente. È bella grigliata. Queste belle salcicciotte di carne, regà, carne rossa cotta. Oh, alimento base. Depositiamoli qui. Benissimo. Io però, aspetta, prima me lo mangio un pezzetto. Vediamo quanta roba mi dà. Madonna, cara, con 2 pezzi sto al top. Ok, lasciamo mangiare pure per tizio. Benissimo. Oh, la mia forza sta aumentando. Allora, ragazzi, io penso che ci siamo. Abbiamo da bere, abbiamo ciucciato un po' di risorse, abbiamo un bel fogarello. Ci siamo. Ora, piano piano, dobbiamo migliorare le nostre costruzioni. Metteremo un piccolo recintino qua davanti, poi faremo un'altra casina qua intorno. E poi andrò a cercare, dopo che mi sono fatto magari qualche tipo di arma, eccola qua, le mazze, arco corto, le frecce, ok, c'ho anche lo scudo. Ehi, tu sei il prossimo, amico mio, eh. Mi dispiace tanto. Vi preoccupate. Anzi, vabbè, mo, per ora vi lascio andare perché sennò ovviamente non stacco più. Che c'è? Vieni qua, ti do una carezzetta. Posso fare anche un piccolo recinto, ce li butto dentro, magari li allevo un pochetto. E alla fine, raga, è in guerra, tocca mangiare pure i sorci. Di nuovo, ragazzi, grazie per la visione e mi raccomando, se non l'hai fatto, iscriviti al canale e fammi sapere cosa ne pensi di questo video e ti auguro una buona giornata. Ciao!